cominciamo subito vedendo tutti e cinque i trucchi. Vediamo subito il primo trucco. Il primo trucco riguarda gli input, come anche il secondo trucco, che vedremo dopo. Il primo trucco permette di creare una specie di barra di ricerca, dico specie in quanto, pensando a una barra di ricerca, pensate subito ad esempio a un motore di ricerca, no. Per creare un motore di ricerca non lo potete fare solo in HTML, ovviamente, dovete anche utilizzare altri linguaggi che saranno o di front-end o di back-end, quindi che si eseguiranno solo su o su un server o su direttamente la macchina dell'utente. L'unica funzione di utilizzare l'input type search è quella di avere, secondo me, la X direttamente qui. Forse avrà anche altre funzioni, però fin quando rimanete solo sull'HTML non ne ha. Mi dispiace. Vediamo subito però come si fa a creare. Dobbiamo creare, dopo il form, subito l'input type e al posto di scrivere text, email oppure password, dobbiamo scrivere search. Passiamo ora al secondo. Il secondo trucco invece permette di creare questo slider, dove possiamo ad esempio dire il valore all'inizio, all'utente sarà 0 e quello al massimo, non so, sarà 10, 100, come vogliamo noi, e ad esempio per un questionario di gradimento. Comunque, vedendolo, capite già la sua utilità, ossia permette a noi, utente, di muovere il cerchio per poter dare un numero diverso. Anche qui, solo in HTML ci possiamo fare ben poco. Come si fa a fare? Dobbiamo utilizzare input type e poi qui dovremo scrivere range. Prima abbiamo usato search, adesso useremo range. Vedete la differenza qui in cui prima non ho messo method, invece qui ho messo method. Non serve a niente, essenzialmente method, in quanto se vogliamo tenere la base è abbastanza inutile. Ovviamente finché rimaniamo solo sull'HTML, in quanto tra post, get e altri metodi c'è differenza, però come dicevo, finché stiamo all'HTML e quindi questi qui sono solo 5 trucchi HTML, stiamo tranquilli così. Passiamo quindi al terzo trucco. Il terzo trucco ci permetterà di centrare una frase, una parola, un'immagine, comunque un elemento della nostra pagina HTML senza dover utilizzare il CSS o l'SCSS, il SAS, eccetera. Quindi, come si fa a fare? Per farlo ci basterà scrivere center e poi all'interno inserire il tag dell'elemento che dobbiamo centrare. Quindi qui ho fatto una differenza. Questo è un elemento non centrato, questo qui con H1 senza center, e infatti vediamo che qui non è centrato. Tuttavia quello sotto c'è scritto center ed è infatti centrato esattamente nel mezzo della pagina. Passiamo agli altri due trucchi. Gli altri due trucchi servono, possiamo dire, per sostituire alcune funzioni di JavaScript. Il primo serve a riaggiornare la pagina ogni tot di secondi. In questo caso, questa pagina verrà aggiornata ogni 5 secondi. Ce ne rendiamo conto in quanto qui in alto vedremo ogni tanto i simboli del caricamento, come ora. Avete visto, per un secondo sono stato il simbolo del caricamento e poi è ritornata l'icona del mondo. Come si fa a creare? È molto facile. Dobbiamo utilizzare un tag meta. Vedete, meta, poi utilizziamo l'attributo HTTP equiv con il trattino alto in mezzo e poi tra le virgolette scriveremo refresh. Poi content uguale e qui la quantità di secondi ogni quanto vogliamo che venga ripetuto il refresh della nostra pagina. Ad esempio, se io mettessi 1, poi salvassi. In questo caso l'autosave attivo, per farvi vedere che nel caso voi non l'aveste attivo dovete cliccare save, poi riaggiornarsi la pagina, ogni secondo, vedete, verrebbe aggiornata la pagina. Ora, passiamo al quinto ed ultimo trucco. Il quinto trucco permette di rimandare, ossia di trasferire dal nostro sito gli utenti a un'altra pagina. È come avere un link, solamente che senza cliccarlo direttamente trasferisce. Vedete? Noi adesso clicchiamo su trucco 5 e direttamente ci manda al mio canale YouTube. Come si fa a creare questo quinto trucco? È leggermente più complicato degli altri, ma non troppo. Dovete scrivere sempre meta e poi all'interno inserire HTTP equiv, sempre refresh, solamente che al posto di scrivere content il numero e poi chiudere le virgolette dovete fare anche punto e virgola, scrivere URL uguale e poi il link di dove deve essere reindirizzato il nostro utente. In questo caso, appunto, il link del mio canale YouTube.